soffermarsi sugli ambiti di ricerca di Marco Maculotti, vorrei soffermarmi piuttosto su come lui si definisce, libero ricercatore, che è una qualifica che a me piace moltissimo, che si compa anche a me e che forse è quello poi che ci ha messo un po' in contatto con Marco, tanti liberi ricercatori che alla fine divertendosi su Facebook si incontrano, capiscono che hanno dei gusti, dei punti, dei focus comuni e poi ci si conosce e poi eccoci qua. Quindi all'infuori di ogni ristrettezza accademica o quasi voglia definirla, il libero ricercatore persegue con passione e a volte con risultati davvero straordinari quello che è lui accanto. E quello che tratto ce lo dice Marco. Grazie Andrea, grazie Virgilio dell'invito, grazie a voi che avete voluto presenziare a questo evento. Questo è il primo paperback pubblicato da Access Mode Edizioni, L'angelo dell'abisso, una denominazione che deriva dal libro nono dell'Apocalisse di San Giovanni. L'angelo dell'abisso, chiamato in greco Apollyon e in ebraico Abaddon, come scrive appunto Giovanni Evangelista. Avremo modo di parlare il perché di questo collegamento tra l'Apollo, dio greco della luce, della razionalità, del logos, e questo angelo che, aprendo il quinto sigillo nel libro dell'Apocalisse, dà il via al giudizio universale, alla divisione del grano e della fula, come vedremo poi, dell'umanità in due parti ben precise. Ma iniziamo appunto da come Apollo viene visto dagli studi, diciamo, germanisti ottocenteschi, il dio della razionalità, del logos, e unicamente di questo. Vero, invece non è così vero. In realtà già Giorgio Colli, con i suoi studi sulla sapienza greca, dimostrò che fu Apollo e non Dioniso il dio misterico dell'antica Grecia, il dio a cui si riferivano quelli che Giorgio Colli e poi anche Ioan Petru Culiano, allievo di Mircediade, definiva iatromanti, un termine ellenico che sta per medico guaritore, un concetto che si è perso poi dai filosofi, diciamo dal V secolo dopo avanti Cristo in poi. È un termine greco, iatromante, che ha una connotazione, diciamo così, sciamanica, come già capì Giorgio Colli. Lo iatromante era una specie di mistes, di mistico e di iniziato, che appunto si riconosceva legato ad Apollo in quanto dio della profezia, in quanto dio in qualche modo anche dell'intuizione irrazionale. Infatti qua già c'è il primo ostacolo. Di solito si pensa a Dioniso come dio del misticismo irrazionale, invece già Giorgio Colli dimostrò che era Apollo che veniva adorato da filosofi come Eraclito, come Empedocle, come lo stesso Pitagora. E quindi c'è una divisione ben precisa rispetto alla tradizione greca come la conosciamo noi da Platone in poi. C'è una tradizione che viene vista come unicamente razionalistica, unicamente filosofica in un senso moderno. Questi mistes, questi iniziati, questi iatromanti dell'antica Grecia erano soliti praticare un rituale che veniva denominato di incubatio. Vi erano diversi territori, diversi santuari, ipogei, ictoni, in cui questi iniziati si ritiravano diverse notti di fila, compiendo diversi riti di purificazione, diversi riti di digiuno, di preparazione all'incontro con il dio, e poi in queste situazioni sotterranee, al buio completo, riuscivano ad avere delle visioni e si collegavano con queste, con questa realtà altra, diciamo. Probabilmente avrete sentito parlare di Asclepio, che è considerato figlio di Apollo nella tradizione greca, e uno di questi iatromanti, un guaritore che usava le sue tecniche mistiche, tra cui anche appunto l'incubatio e il sogno di entrare in contatto con Apollo durante questa incubatio, per guarire proprio le persone che giungevano a questi oracoli, a questi santuari sotterranei. Un'impostazione quindi completamente sciamanica, come già riconobbe Giorgio Colli, che ci vide dei collegamenti con la tradizione sciamanica asiatica, siberiana soprattutto.
Noi sappiamo di Pitagora, sappiamo di Empedocle, sappiamo di un certo Aristea di Proconneso che scrisse un trattato, purtroppo che è andato perso, su questi viaggi mistici che lui avrebbe compiuto in prima persona in questi territori mitici nell'estremo nord, Iperborea, l'isola di Apollo. Come già disse Pindaro, Iperborea non si può raggiungere né per mare né per terra. Ci sono delle tecniche speciali per raggiungerla secondo la terza via, cioè la via aerea, la via sciamanica. E non a caso, infatti, gli altromanti apolline venivano anche chiamati i viaggiatori dell'aria, cioè coloro che con queste tecniche mistiche erano in grado di far lasciare l'anima al corpo e compiere questi viaggi che nella tradizione sciamanica asiatica vengono divisi in viaggi superni, celesti, quindi possiamo richiamarci anche a degli esempi veterotestamentali come quelli di Enoch, di Ezechiele, questi viaggi appunto siderali in cui il mistico vede la terra dall'alto e riesce a viaggiare attraverso pianeti, mondi altri, in senso cosmico. E poi invece i viaggi inferi, ottoni per così dire, come quello di Orfeo nella tradizione greca. Vi era in realtà una grossa tradizione greca riferita anche a questi viaggi inferi legati proprio ad Apollo, quindi Apollo non solo come dio superno, luminoso della razionalità, ma proprio dio sciamanico. E Orfeo in qualche modo è una sorta di avatar di Apollo in questo senso. Di Apollo ovviamente, di Orfeo ovviamente si conosce bene il mito del viaggio infero per riportare indietro l'anima di Euridice, sua sposa. È un tema prettamente sciamanico che ha a che fare con il recupero di alcune anime perdute dal mondo infero, da questo mondo oscuro che è appunto l'Ade greco, dove viaggiano queste ombre dei defunti. E non è un caso anche che Apollo venne, poi come vedremo meglio più avanti nella nostra discussione, venne poi paragonato all'Arcangelo Michele quando il cristianesimo si impose nei territori che prima erano, diciamo così, pagani. Questo è uno dei primi punti che io vorrei trattare. La famosa linea sacra di San Michele, dell'Arcangelo Michele, che parte dall'Europa settentrionale, occidentale, con Skellig Michael, un'isola in Irlanda, per poi passare a San Michel Mount dal lato opposto della Manica e Mont Saint-Michel francese in Normandia e poi sotto la Sacra di San Michele in Piemonte, quella piemontese chiaramente, quella pugliese chiaramente, e poi se noi seguiamo questa linea sacra dell'Arcangelo Michele arriviamo a dei siti palesemente apollinei come Delfi, Delo, la stessa Atene, dove le fonti storiche ci dicono che vi era un tempio apollineo in cui si praticava l'incubazio ancora prima della fondazione dell'Acropoli di Atene, quindi si va veramente molto indietro nel tempo. Tutti questi siti che sono posizionati su questa linea sacra dell'Arcangelo Michele, anticamente, come hanno dimostrato degli studiosi che hanno studiato proprio le apparizioni dell'Arcangelo Michele in questi determinati luoghi, erano già famosi nell'antichità pre-cristiana in quanto si praticava questo rituale di incubazio che faceva appunto in cui si riteneva che questi mistici, questi iniziati potessero incontrare la forma divina di Apollo e potessero anche appunto conoscere dei misteri sull'aldilà e sul loro destino a seconda delle domande che poi ponevano questi oracoli. In tutti questi siti, tra l'altro, ci sono delle tradizioni ben precise, come quella del viaggio mistico di Timarco nell'oracolo di Trofonio, che era uno di questi santuari sotterranei, oppure come nel famoso mito di Er che si legge nell'ultimo libro della Repubblica di Platone. Si tratta di una serie di testimonianze secondo cui alcuni pellegrini, appunto, che andavano in questi luoghi per fare questa esperienza di incubazio, riuscirono a vivere delle esperienze mistiche, cosmiche, viaggi astrali di questo tipo e in qualche modo visualizzare l'ordine del cosmo, visualizzare i mondi altri rispetto a quelli in cui viviamo noi, diciamo così, nella vita quotidiana. Tutte queste testimonianze che ci sono giunte, come il mito di Er, l'esperienza di Timarco nell'oracolo di Trofonio, oppure anche persino il sogno di Scipione riportato da Cicerone,
ci mostrano come in realtà il cosmo inteso dai greci e l'aldilà soprattutto si possa capire unicamente se noi ci distacchiamo da questa immagine ottocentesca, germanistica della religione greca come una sorta di prima razionalità, diciamo, che ha fondato l'Occidente razionale così come lo conosciamo oggi. Per esempio nel mito di Era riportato nell'ultimo libro della Repubblica di Platone si descrive la dea Anank, la dea Dike, cioè giustizia e necessità, che governa dall'alto delle sue funzioni su 8 fusi o 8 sirene o moire che girando costituiscono l'armonia del cosmo, l'armonia delle sfere, quella stessa armonia delle sfere di cui parlava appunto Pitagora, di cui parlava Empedocle, di cui parlavano questi grandi iniziati ellenici. È come se l'immagine che noi ricaviamo da questo cosmo sia effettivamente molto simile per certi versi a quella induista e buddista, fondata sulla reincarnazione, però anche sulla possibilità di uscire da questo circolo sansarico delle varie reincarnazioni. E questo, a mio parere, è stato un po' accantonato dagli studiosi di tradizione greca fino appunto agli studi di Giorgio Colli e di Ioan Petru Culiano. È interessante, secondo me, legare questa visione cosmica a determinate tradizioni greche che sono quelle delle isole dei Beati, dei Campi Elisi, di queste isole che vengono considerati come dei mondi a parte rispetto a quelli che noi viviamo quotidianamente nella nostra esperienza quotidiana. La tradizione greca, ma non solo, anche quella iranica, quella induista e anche di molte altre culture, conoscono questi mondi a parte in cui determinate persone riescono ad accedere il più delle volte dopo il decesso fisico, però talvolta, come nel caso degli iniziati, anche durante queste esperienze appunto di incubazio o comunque esperienze iniziatiche di questo tipo. Si tratta di mondi a parte, come già lascia intendere il simbolo dell'isola. L'isola in questo senso non va vista unicamente nel senso geografico, ma come mondo che, pur facendo parte del resto del mondo di cui fa parte, è tuttavia esterno adesso, è come se fosse a parte. Quindi tutte quelle varie isole dei Beati, le isole fortunate, i Campi Elisi, le isole, il giardino delle Speridi, l'Iperborea, appunto questa isola estremo settentrionale a cui faceva capo Apollo, sia nel trattato perduto dell'Aristea di Proconneso, sia in altre fonti che ci sono arrivate poi, che nel periodo medievale poi si sono trasformate nell'ultima Thule, quindi con una serie anche di viaggi in veri e propri su navi verso questi mondi che spesso sono stati collegati anche alla tradizione celtica. Adesso vedremo subito il perché. Uno degli elementi principali di queste isole così mistiche è la connessione con le mele, comunque con l'etimologia della mela. Diversi autori, già nel Novecento, tra cui anche Culiano, riconobbero in Apollo una connessione con Avalon, con l'Avalon celtica. Avalon celtica era questa isola in cui si pensava dimorassero gli dei, i Tuatha De Danann, questi dei luminosi che erano stati in qualche modo costretti in una dimensione sotterranea dall'avvento del cristianesimo. Si pensava che i mistici, i druidi celtici, compissero dei viaggi in spirito verso queste isole estremo settentrionali ed estremo orientali, esattamente alla stessa maniera in cui facevano gli iniziati ai misteri eleusini, ai misteri di Delfi, ai misteri, insomma, apolline, i greci. E queste isole, appunto, beate erano considerate come ho già accennato, una sorta di mondo a parte in cui il tempo non scorreva, in cui l'involuzione ciclica non seguiva le stesse regole del resto del cosmo, del resto della Terra, ma in qualche modo coloro che vi accedevano in spirito, come ho detto, più delle volte dopo il decesso fisico, ma talvolta si parla anche di eroi, di mistici, che riuscirono a raggiungere durante la vita e addirittura scomparvero alla vista dei viventi, quindi con un'apoteosi proprio, rapiti in spirito come appunto Ezechiele o Enoch nelle tradizioni veterotestamentarie, giunti in queste isole, in questi giardini mistici, appunto, riuscivano a vivere una primavera eterna, quindi non scorreva il tempo, rimanevano eternamente giovani, non avevano bisogno di cibarsi, non avevano bisogno
di tutte quelle cose che, a cui noi dobbiamo pensare nel mondo quotidiano, insomma. E queste tradizioni si ritrovano uguali nell'ecumene greco, mediterraneo, in quello celtico, in quello norreno. Per esempio nella tradizione celtica si parla dell'isola dell'eterna giovinezza, Tir na Gog, questa isola appunto all'estremo settentrionale e occidentale del mondo in cui dimorava Nicolata di Danann, e che poi è stata poi ripresa anche nella tradizione cristiana delle navigaciones, Imrana in idioma celtico, dove in cui si raccontava in questi testi del VII, VIII, IX secolo d.C. di esploratori mistici, per lo più anche santi cristiani, che riuscivano a giungere in spirito a queste isole e fare esperienza appunto di questa dimensione divina. Nella tradizione nordica norrena noi sappiamo di Asgard, ma soprattutto dal Valhalla, che è questo mondo in cui Odino o Wotan rapisce i suoi prediletti, e appunto anche qui abbiamo una serie di tradizioni sul fatto che questi eletti vivano una primavera perpetua, non si debbano cibare di nessun tipo di cibo, semplicemente vivono la loro vita come in quella che nella tradizione dell'antica Grecia era denominata l'età dell'oro, questa età primordiale, mitica, che ha molti collegamenti con tradizioni molto più antiche e molto più, se vogliamo usare un termine che a me non piace, però lo uso per farvi capire, primitive. Nell'antropologia dell'Ottocento e dell'inizio Novecento c'è stata spesso una divisione, una dicotomia netta tra civiltà avanzate, cioè solitamente quelle indoeuropee, greca, romana, induista, celtica, e quelle cosiddette primitive, di popolazioni considerate arretrate, quindi dell'Asia più, diciamo così, profonda, primitiva, oppure delle Americhe, dei nativi americani, sciamanesimo asiatico e via dicendo. Prego, sì, ci mancano. Primordiali suona molto meglio. Primordiali, lo so che suona molto meglio, però primitivo è il termine che utilizzavano. Per sostituire, sì. No, sì, ci mancherebbe. Questa, per esempio, gli aborigeni australiani denominavano questa età mitica l'età del sogno, tradotta in inglese come dream time, o addirittura l'età sognante, alcuni traducono. Pensavano che l'anima umana, prima di incarnarsi nel nostro mondo all'inizio della creazione, dell'involuzione cosmica poi, dimorasse in questa dimensione di pura luce, in cui non vi erano distinzioni tra l'essere umano, l'animale, la pianta, tutto quanto che poi in seguito si è distinto costituendo appunto la creazione divisa per vari livelli. E tutte quelle dottrine sulla divisione in ere che noi conosciamo tramite Esiodo o tramite Ovidio nella tradizione greco-romana, quindi il passaggio dall'età dell'oro all'età dell'argento con la nascita delle stagioni, con la divisione poi del giorno e della notte, dei sessi pure, la nascita, l'avvento della morte, noi lo troviamo pure nelle tradizioni per esempio asiatiche, iraniche, induiste. Quando pare che improvvisamente, così dicono i miti, l'anima, quella che noi chiamiamo l'anima dell'essere umano, è stata risucchiata in una sorta di involuzione perpetua, quindi un'incarnazione in un corpo fisico che poi segue determinate logiche, come pure la terra in cui dimora. Tutte queste tradizioni primordiali, come giustamente dice Andrea, che noi possiamo trovare sia nei popoli come nativi americani, aborigeni australiani, popoli siberiani, mongolici, e poi in realtà guardando bene anche nella tradizione induista, greca, eccetera, sembra che sia strettamente collegata a una certa tradizione etrusca, preromana, che era quella dei cosiddetti dieci secula, secula intesa non come secoli di 100 anni l'uno, ma come cicli cosmici, quindi più simile sia alle età esiodee, sia agli yuga induisti, oppure anche ai cosiddetti soli della tradizione precolombiana, inca, messicana. Secondo questa tradizione etrusca, che poi è stata portata a Roma da determinate classi sacerdotali etrusche e anche dalle sibille, che poi sono una classe sacerdotale a parte, femminile, che adoravano proprio il dio Apollo, considerato proprio come dio che gli conferiva la visione mistica. Noi sappiamo, per esempio, a Delfi c'è la Lapizia, questa sibilla che, invasata da Apollo, appunto conferiva degli oracoli ai pellegrini che venivano a chiedere consulto. Ma in realtà Varrone, lo storico romano, riporta
10 sibille in tutto tra l'Asia e l'Europa per come era conosciuta allora. E in realtà queste 10 sibille possono essere viste come dei centri iniziatici in cui questa iniziazione femminile, fortemente mistica, fortemente irrazionale, veniva portata avanti. E a seconda dei consulti divini che queste sibille ricevevano dal dio Apollo, nacque una serie di tradizione anche scritta che poi sfociò in quelli che vennero chiamati oracoli sibillini, che si disse che vennero concessi a Numa Pompilio, uno dei primi re di Roma, in realtà di origine etrusca, proprio da una di queste sibille. Questi oracoli sibillini avrebbero mostrato ai regnanti romani come sarebbe evoluta la storia romana attraverso questi secula, questi cicli cosmici, al punto che si arrivò al primo secolo avanti Cristo, in cui improvvisamente questi dotti, questi mistici, erano tutti convinti che si fosse giunti all'ultimo secula di questi 10 secoli. L'ultimo seculum di questi 10 secula, cioè quello di Apollo. E questo 10° secolo, infatti, nella tradizione sibillina, era considerato il secolo in cui il ciclo cosmico, in cui l'involuzione cosmica si sarebbe definitivamente arrestata e l'intera manifestazione cosmica sarebbe stata riassorbita nella fonte originaria, grazie appunto all'azione del dio Apollo, in quanto appunto dio. Sia che conferisce appunto queste verità mistiche, ma anche nel senso che intese George Colley, cioè Apollyon dal verbo greco, cioè il distruttore, dal verbo distruggere. Apollo sarebbe in questo senso simile allo Shiva induista, quindi quel dio che alla fine del ciclo cosmico permette di riassorbire tutti gli elementi animici e non della manifestazione cosmica in questa fonte originaria. E uno dei poeti, dei massimi iniziati, tanto è vero che poi Dante lo riprese nella Divina Commedia come sua guida di questa dottrina, fu appunto Virgilio, che nella quarta egloga descrisse, collegandosi all'avvento di Ottaviano come imperatore, e Ottaviano tra l'altro veniva detto figlio di Apollo in un senso che era proprio agli antichi, cioè questa idea che a determinati personaggi storici particolarmente importanti e ispirati dalle divinità fossero appunto emanazione del Dio stesso. Virgilio sosteneva appunto che con l'avvento di questo ultimo seculum sarebbe ritornata all'età dell'oro. Tanto è vero che a seconda della denominazione etrusca e sibillina denominava questo ultimo seculum il Regnum Apollinis, cioè il momento in cui Apollo avrebbe portato appunto il mondo alla fonte originaria, manifestandosi. È un'idea che noi ritroviamo nell'Apocalisse di San Giovanni, e secondo me questo è molto interessante, perché se noi andiamo ad analizzare la storia della stesura proprio del libro dell'Apocalisse, Apocalisse vuol dire rivelazione, questa rivelazione finale della fine del mondo e del cosmo e del riassorbimento poi del medesimo, noi scopriamo che lo scrisse in uno stato di incubatio, letteralmente, quindi in digiuno, all'interno di una grotta sull'isola di Patmos, che era un'isola nel mare Egeo, che seguiva grosso modo quella cosiddetta linea dell'Arcangelo Michele, che passa attraverso tutti quei siti che abbiamo visto prima. E quando San Giovanni Evangelista parla dell'apertura del quinto sigillo, opera di questo angelo, questo dio che viene chiamato Apollyon in greco o Abaddon in ebraico, lui richiama esplicitamente l'azione di Apollo secondo le antiche dottrine greco-romane, ecco. Ci sono una serie di elementi nel nono libro dell'Apocalisse, quando appunto San Giovanni parla dell'apertura del quinto sigillo, che si riconnettono a questa tradizione di cui ho già brevemente introdotto, sul mito di Er, sulla visione di Timarco, eccetera, eccetera. Vale a dire, una divisione innanzitutto delle anime dell'umanità in due grossi schieramenti, quelle che devono essere bruciate da questa colonna di fuoco e di luce, per essere riportate appunto alla forma primigenia, e quelle che invece vengono salvate in questo modo, in qualche modo, e vengono quindi portate in una specie di mondo rinato, di paradiso, per così dire, che sembra veramente simile a quelle isole mitiche, quelle isole beate di cui ho già fatto menzione, quindi questa iperborea collinea,
o anche l'isola Ogigia, che era un'altra isola mitica della tradizione greca, in cui si diceva risiedesse il dio Saturno, il dio dell'età dell'oro greco-latino, e che si diceva che dimorasse in questo luogo fuori dal tempo e dal mondo e dallo spazio con i cosiddetti daimones dell'età aurea, cioè quelle entità mitiche, divine, che poi andarono a fondare i vari oracoli che nella storia greco-romana poi venivano interpellati appunto in questo senso per scoprire delle verità mistiche, per scoprire il destino dei vari interpellanti, ecco. Questa isola Ogigia è molto particolare innanzitutto perché Saturno e Apollo, anche se solitamente vengono separati molto nettamente tra loro, in realtà a mio parere hanno dei punti in comune molto forti. E provo a riassumere brevemente. Come Saturno all'inizio del ciclo cosmico è considerato colui che gettò i semi della creazione, quindi il Sator, il seminatore, e da cui anche il famoso quadrato magico del Sator che troviamo in varie anche chiese cattoliche in Italia e non solo, e quindi anche l'immagine di Saturno come dio seminatore oltre che dio dell'età dell'oro. Dicevo, come Saturno all'inizio del ciclo cosmico era considerato il Sator, il seminatore, quello che alla fine del ciclo cosmico, il dio che alla fine del ciclo cosmico avrebbe svolto un ruolo di riassorbimento dei semi poi rilasciati all'inizio del ciclo cosmico, era Apollo, considerato il Sator, il Sator, il seminatore, è il salvatore tecnicamente, una figura che trova delle corrispondenze in tutte le civiltà indoeuropee, quantomeno il Kalki buddista come l'ultimo avatar di Buddha, il Maitreya buddista come ultimo avatar di Buddha, il Kalki come ultimo avatar di Vishnu nella tradizione induista, oppure il Mahdi nella tradizione islamica come tredicesimo imam, anche qui una figura escatologica, oppure ancora possiamo ricollegarci al Ragnarok norreno, in cui il crepuscolo degli dei viene portato, questa fine del mondo, questo riassorbimento del cosmo viene portato da una divinità molto enigmatica che ha nome Surtr, è molto simile sia a Sator, a Saturno e al Soter, cioè Apollo. Surtr è letteralmente questo dio di fuoco che all'inizio del cosmo, del ciclo cosmico, in qualche modo è stato intrappolato dall'avanzare del ghiaccio cosmico. Quindi nella visione norrena c'è un incontro tra il fuoco e il ghiaccio, con il fuoco che viene intrappolato nella materia e vi rimane bloccato fino alla fine del ciclo cosmico, in cui verrà finalmente liberato in questa guerra tra gli dei che appunto porrà fine al cosmo. Questo elemento igneo, cioè legato al fuoco, è molto peculiare anche di Apollo, in quanto delle testimonianze, dei testi che ci sono arrivati da Delfi, queste descrizioni di come il dio Apollo possedeva le sibille o i mistici, si fa sempre riferimento a un fuoco interiore che possiede la sibilla, l'iniziato, e questo ci fa ricordare anche i famosi studi di Mir Sheliade sullo sciamanesimo asiatico, amerindio, sul fatto appunto che la possessione sciamanica veniva vista come un fuoco che possiede l'iniziato dall'interno, e quindi lo sciamano deve avere un possesso del fuoco in qualche modo. Quindi il fuoco come elemento primigenio che in qualche modo, se assorbito in sé e anche saputo utilizzare insomma sopra la materia, riesce a concedere questa sapienza divina, questa iniziazione divina. Questo fuoco è molto importante in termini escatologici, soteriologici, perché nell'Apocalisse, ma ancora prima, nei cosiddetti oracoli sibillini, viene detto che il dio Apollo porterà la conflagrazione finale appunto con un fuoco che avvolgerà l'intero cosmo, l'intero mondo, e questo fuoco in qualche modo annichilirà tutta la materia e lascerà intatto solo lo spirito, di modo che chi ha saputo creare una luce interiore, diciamo così, di spirito durante le varie incarnazioni riuscirà ad ascendere a questa famosa colonna di luce che ho già menzionato prima, che viene nominata anche nel mito di Er, nella Repubblica di Platone, viene menzionata
nella visione di Timarco, nella visione di Tespesio da soli, che è un'altra testimonianza che abbiamo dell'antica Grecia, e invece chi non ha saputo sviluppare questa luce interiore verrà in qualche modo assorbito da questa colonna di luce che anziché di luce apparirà come di fuoco. Quindi quel baratro infernale, quella colonna di fuoco che diventa in qualche modo una sorta di, come spiegare, di fonte che porta verso il basso e verso la disintegrazione degli elementi materici o animici che rimangono. Quindi in mancanza di uno spirito, in mancanza di una psiche che sappia evadere, diciamo così, da questa prigione infuocata, via questa divisione appunto dell'umanità in due parti. Ora, questo è particolarmente interessante a mio parere in base a un altro argomento che si riallaccia a quello di Saturno come seminatore, cioè questa visione del raccolto, questa visione della separazione del grano e della pula, che noi troviamo anche nell'Apocalisse e in altri testi apocalittici e soteriologici cristiani. Questa metafora del grano e della semina proprio dell'umanità e del raccolto che avverrà alla fine dei tempi, a mio parere si può mettere in connessione con la festa di Lammas o di Lugnasad, che è una celebrazione celtica che avveniva tra il 2 agosto, all'inizio di agosto, ed era per i Celti la festa del primo raccolto. Era considerata la festa del dio Lug, o in ambito italico, nord italico, del dio Beleno, Belenos, che ha una connessione col dio Baal o Bel babilonese, il dio della luce fondamentalmente. Lug e Beleno erano gli dei che nel periodo precristiano venivano invocati, venivano adorati in quei siti che poi sono andati a diventare quei siti dell'Arcangelo Michele in ambito celtico, quindi Mont Saint-Michel, Saint-Michel Mount, Skellig Michael. Questo, così, scusa Marco, nella cultura celtica, quindi. Sì, la cultura celtica, il dio Lug o Beleno in ambito appunto italico, nord italico. Questa festa del primo raccolto, a mio parere, si può mettere anche in connessione con un mito riguardante appunto Apollo e Delo, cioè l'isola nel mare Egeo in cui secondo il mito nacque Apollo. Si diceva infatti che in età primordiale fossero discese dall'estremo nord, dall'Iperborea Apollinea, questa isola mitica più spirituale che materiale, alcune vergini iperboree, così venivano chiamate, che portavano con sé delle spighe di grano, con all'interno qualcosa, un elemento che è rimasto misterioso per sempre. Nessun autore greco-latino, nessun iniziato ha mai rivelato cosa ci fosse dentro queste spighe di grano. E a mio parere, più che una storia ovviamente intesa in termini appunto storici, questo è da vedere in termini simbolici, cioè le vergini iperboree sarebbero queste anime che all'inizio del tempo, del ciclo cosmico, caddero sulla Terra, vennero assorbite dalla materia e quindi, circondate da queste spighe, no? Vennero, secondo il mito, uccise, sacrificate da alcuni viandanti mentre appunto stavano scendendo verso Delo per offrire omaggio ad Apollo. Le tombe di queste vergini apolline sono ancora oggi visibili a Delo e, secondo la tradizione mitica, su queste tombe crescono degli alberi di ulivo che poi sono passati anche nella tradizione cristiana, cattolica, come l'albero simbolo dell'immortalità, della rinascita in qualche modo. Quindi a sottolineare come se queste anime, di queste vergini iperboree, che secondo me sono appunto le anime che all'inizio del cosmo si sono incarnate in questo mondo, in qualche modo sono un simbolo di questa morte e rinascita. Ovviamente sono vergini perché entrano per la prima volta nel mondo della materia, vengono proprio assorbite nel mondo della materia e si ritrovano in questo mondo imprigionate. È una visione un po' gnostica, se vogliamo. A mio parere la tradizione gnostica ha ripreso molto da questi argomenti quando queste dottrine sono state poi accantonate dall'avvento del cristianesimo sia in territori ovviamente mediterranei che in territori celtici. Però sono oltre ad essere vergini sono iperboree, nel senso iperboree vuol dire oltre Borea, oltre il nord, oltre l'estremo settentrione, e secondo me, ma anche secondo altri autori che io cito,
Non va inteso in senso geografico questo termine, nel senso che queste viandanti venivano da alcune isole del Polo Nord o cose di questo tipo. Iperbole significa semplicemente che venivano da una dimensione ultra settentrionale, e in questo senso va visto in senso cosmologico, in senso cosmografico. Secondo gli antichi greci, gli antichi celti, l'estremo nord, l'estremo settentrione era il nord cosmico, quindi la stella polare, la costellazione dell'Orso Maggiore, e ci sono una serie di miti effettivamente che ci portano su questa strada. Per fare un esempio, il famoso mito del giardino delle Speridi, questa terra mitica in cui questo albero delle mele d'oro che conferiscono l'immortalità è guardato da questo drago di nome Ladone, che ha un'assonanza con Latona, che è la madre di Apollo, che pure lei appunto viene detta risiedere nell'isola Iperborea, cioè l'estremo nord. C'è una serie di miti, quindi, di isole estremo settentrionali che in realtà non hanno a che fare tanto con delle realtà geografiche come pensavano i geografi medievali, che poi andarono magari a cercare, come Pitea, un viaggiatore greco che fece questo viaggio verso le isole settentrionali e arrivò in Gran Bretagna, ma invece in senso appunto cosmologico. Sono isole, come dice Pindaro, che non si possono raggiungere né per mare né per terra, ma semplicemente con un viaggio dell'anima, con un'uscita dell'anima dal corpo, e anzi con un'uscita dell'anima dall'intera manifestazione cosmica, dall'intero spazio-tempo, continuum spazio-temporale, ecco, una specie di ritorno alle origini, alle fonti. Una serie di miti appunto ci riporta anche simbolicamente su questa strada, quando andiamo a collegare il drago Ladone, che appunto custodisce questo albero dei pomi dell'immortalità, con la costellazione del Draco, che sta appunto dove anticamente vi era la stella polare, che poi a seconda della precessione degli equinozi, dello spostamento dal polo nord celeste e terrestre, poi conseguentemente si è spostato nella costellazione del grande carro dell'Orsa Maggiore. Anche qui ci sono vari rimandi alla tradizione. Per esempio, gli antichi greci chiamavano questa stella polare, in seguito appunto a questa caduta del drago, la chiamavano Triptolemo o Arturo. Ora, Triptolemo era considerato nei misteri eleusini il dio, l'eroe mitico che ha inventato l'aratro, quindi per la semina, ritorniamo ancora al tema della semina. Arturo invece poi lo ritroviamo nella tradizione celtica, addirittura del ciclo arturiano, chiaramente. Arturo era considerato l'incarnazione del dio e del sovrano divino che, scendendo da questa dimensione cosmica della stella polare, ritorna sulla terra per riportare questa dimensione divina, questa sovranità divina. E non è un caso probabilmente se il padre di Artù, cioè di Arturo, stella della costellazione del grande carro dell'Orsa Maggiore, veniva denominato Unter Pentragon, che ha a che fare con il drago appunto, che precedentemente era la stella polare nel ciclo cosmico anteriore. Quindi vediamo che sia nella tradizione dell'antica Grecia che poi in quelle più recenti, medievali addirittura, nascoste in mezzo alle epopee arturiane eccetera, vi sono dei rimandi a questa tradizione, anche se assumono sempre più toni fiabeschi e anche ovviamente si adattano alla sensibilità dei vari popoli e delle varie epoche storiche. Non solo, ci sono anche dei personaggi storici che io nel libro, anche seguendo delle indicazioni di autori novecenteschi, ricollego a questa visione mistica e di visione divina, come Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco venne condannata al rogo per eresia in quanto sosteneva innanzitutto di sentire la voce delle fate in questo albero sacro che vi era nel posto, in questo paesino francese dove nacque, ma disse anche che riceveva la visita nottetempo di quello che lei chiamava l'arcangelo Michele, questa sorta di angelo di luce che in qualche modo guidava i suoi passi e in qualche modo l'ha portata anche al martirio e poi, se vogliamo, alla santificazione, comunque a essere inquadrata come un certo tipo di personaggio appunto fedele al Dio della luce, però non in un senso cristiano, cattolico, stretto senso,
sembra che in qualche modo l'Inquisizione abbia compreso che c'erano dietro dei misteri più antichi, più pagani, dietro l'operato di Giovanna d'Arco. C'è un autore francese che si chiama Valsan, pubblicato dalle edizioni all'insegna del Veltro, cioè un'edizione, piccole edizioni parmensi negli anni 80-90, che ha cercato di revisionare il mito della storia di Giovanna d'Arco secondo questi termini, diciamo così, tradizionali pagani. Secondo me è molto interessante, anche perché si trovano diversi rimandi in tradizioni folcloriche italiane, come quella dei Benandanti. I Benandanti parlavano che sono una setta estatica del Friuli, che ricevevano visite da questi angeli di luce, compivano delle battaglie in spirito durante alcune date dell'anno, che sono poi le date del calendario sacro celtico, appunto, e queste lotte che svolgevano in spirito contro le forze demoniache erano sempre viste come degli scontri spirituali tra la luce e il buio. Quindi in questo senso, secondo me, la spiritualità strettamente apollinea, per come la conosciamo dagli altromanti greci in poi, anche dai druidi celtici, se noi sostituiamo al nome Apollo, Lug, Ituata de Danann, eccetera, quando parliamo di spiritualità apollinea non è tanto il logos, la razionalità contro l'ignoranza e contro il buio, ma proprio una coincidenza oppositorum tra la luce e il buio, tra la conoscenza e l'ignoranza. Quindi, come già intuì Colli, che definì Dioniso il dio della Zoe, della vita infinita, della vita dell'anima animale, diciamo così, che ha a che fare con le esperienze fisiche, terrene, di carne, insomma. Invece Apollo domina quelle esperienze più spirituali, più sottili, che hanno a che fare con questa lotta cosmica tra la luce e il buio, che ovviamente era conosciutissima da tradizioni indoeuropee precedenti, come quella iranica, come quella induista, iranica la tradizione mazdeista, manicheista, che vede una divisione proprio fissa tra i due ambiti della luce e del buio. Quindi, a mio parere, la figura di Apollo fu già a partire, volendo, dai secoli precedenti all'avvento del cristianesimo, però ancora di più dagli studiosi moderni, diciamo così, ottocenteschi, germanisti. Questa visione di Apollo come dio della razionalità va a perdere poi tutta questa visione soteriologica, questa visione escatologica, che in realtà si ritrova molto bene, oltre che nell'Apocalisse, ovviamente sotto mutato nome, negli oracoli sibillini. Questi oracoli sibillini a noi ci sono giunti ovviamente in forma largamente modificata, perché ci sono state delle modifiche attraverso i secoli, prima da parte dell'ambito, insomma, del popolo ebraico, poi da parte della cultura cristiana si sono stati inseriti dei topoi tipicamente veterotestamentari, però sotto sotto rimane appunto quell'immagine del dio che è il Soter, che causa appunto, porta alla fine del cosmo e il riassorbimento dello stesso attraverso il fuoco, un elemento che noi non troviamo nei testi veterotestamentari, nei testi semitici, per così dire. È proprio un elemento tipico delle religioni indoeuropee, del Kalki induista, del Maitreya buddista, sì, si ritrova nella figura del Mahdi islamico, però anche lì noi possiamo ipotizzare un'influenza della spiritualità sufi, che era strettamente collegata all'antica tradizione iranica, mazdeista e zoroastriana. Di conseguenza, se noi mettiamo insieme tutti questi tasselli del puzzle e cerchiamo di andare oltre un po' alle divisioni dicotomiche che noi abbiamo, insomma, siamo stati imbevuti da secoli, sia delle varie tradizioni. Per esempio, distinguere tradizioni molto simili tra loro, come quella induista e quella greco-romana, quella celtica, quella norrena, hanno dei punti di contatto che io cerco di riassumere in maniera più chiara possibile, anche se non sempre facile, per analizzando tutte appunto le etimologie dei vari termini. Noi scopriamo che, come forse
sostenevano alcuni autori, tra cui Emir Celiade, Emir Zolla, sembra comunque di intuire l'esistenza di una tradizione primordiale, traditio perennis, rivelata in qualche modo attraverso le visioni mistiche degli iniziati, che siano di ambito celtico, che siano di ambito mediterraneo, che siano di ambito norreno, medio orientale. Però se noi andiamo ad analizzare tutte queste dottrine anche congiuntamente all'ottica dei cicli cosmici e della involuzione del cosmo e della degenerazione del cosmo, dell'allontanamento dal principio spirituale primordiale attraverso le ere, dall'età dell'oro all'età del ferro, dal Satya Yuga, tra l'altro terminologia induista che già nel nome, il Sat induista, Sat in sanscrito vuol dire il puro essere, la pura luce, la pura verità, noi lo ritroviamo nel nome del dio Saturnus, che è il nome del dio dell'età dell'oro, e noi vediamo, insomma, ci sono tutti dei collegamenti che sembra che si possano ritrovare nell'etimologia e nella semantica anche delle varie culture religiose, sebbene poi siano state sommerse dietro riflessioni teologiche, riflessioni filosofiche, che d'altra parte, da quando la filosofia greca è diventata, prima era un affare di mistici, di iniziati che appunto andavano a consultare gli oracoli degli dei e a essere appunto ispirati per poi poter ragionare di testi sacri, poi dal momento in cui è diventata una filosofia razionale, una filosofia schematica, appunto fondata sul logos e solo su quello, a mio parere lì si è perso proprio la visione di insieme del puzzle, e poi questo ha anche favorito poi l'avvento delle religioni monoteistiche e anche di questa dispersione, poi di questa visione iniziale che è un po' come il mito di Osiride, ecco, diciamo così, si è dissolta, si è separata in varie parti, che poi lo studioso, ma prima ancora il mistico, deve in qualche modo ricongiungere egli stesso, deve mettere insieme i pezzi e ritrovare questa verità primordiale, un po' come è un esempio che ho fatto nell'ultima conferenza che ho fatto settimana scorsa a Parma, come l'idea, la dottrina, il buddista del bodhisattva, che deve in qualche modo salvare non solo se stesso, ma anche l'intera creazione, in qualche modo estraendone questa verità, questa unicità, e liberandola in qualche modo dalla materia, come appunto si dice nel mito norreno di questo fuoco del dio Surtr, questo dio primordiale che è stato intrappolato nella materia. Concludo con questo... un altro mito orfico che secondo me va di pari passo a quello norreno di Surtr. Forse saprete che uno dei miti d'origine orfice è quello del dio Dioniso Zagreo, che con un inganno da parte dei titani venne poi smembrato e divorato dai titani, che poi, fulminati da Zeus, da questa poltiglia formata sia dai titani che da Dioniso, nacque l'essere umano. Quindi l'essere umano è formato sia dalla luce di Dioniso, sia da questo elemento titanico, demoniaco dei titani, appunto. Ma ancora prima di questo mito, secondo gli orfici, vi era un dio che è considerato il primo dio apparso in tutta la cosmogonia, cioè Phanes, letteralmente colui che brilla, colui che è luminoso, colui che è fatto di fuoco, di luce. Secondo la tradizione orfica, inizialmente Phanes aveva il possesso di tutto quello che esisteva, ma non era interessato, perché appunto, avendo tutto in se stesso, non lo vedeva come un possesso. Non vi era una differenza tra il soggetto che possedeva e l'oggetto che era posseduto, e quindi diede questa sovranità cosmica, diciamo così, prima alla Dea Notte, quindi c'è questa immagine della notte cosmica che anticipa la creazione, e poi Zeus, divorando Phanes, inglobandolo in sé, guadagnò la sovranità sulla creazione, e poi lì creò le quattro stagioni, la divisione dei sessi, da lì iniziò l'involuzione ciclica. Quindi questa immagine di Phanes come dio della luce e del fuoco primordiale, questa scintilla
che, di cui parlano pure gli gnostici, questa scintilla che va liberata in qualche modo, che viene intrappolata da Zeus, che è il dio demiurgo, lo Yalbadaut degli gnostici, e quindi questa scintilla che deve essere liberata appunto da questa prigione materica, se vogliamo, animica, che secondo il mito orfico esiste dall'inizio dei tempi. Un ultimo appunto, prima di lasciare a voi lo spazio per le domande, se volete. Il calendario cosmico dell'antica Europa, fondato su determinate date, tra cui appunto quella festa del raccolto Lammas di cui parlavo prima, del calendario celtico, si conclude con il solstizio invernale, in cui il dio del sole, il dio della luce, muore per rinascere, e rinasce dopo questi 12 giorni tra il Natale e l'Epifania, il 6 gennaio. Questa data era nei misteri eleusini la data in cui si pensava che rinasceva il Puer Eternus, questo dio della luce appunto, questo dio puro di cui gli iniziati si sentivano posseduti in qualche modo. E quindi questa immagine cosmica del ciclo annuale in realtà va a seguire un'immagine più ampia, che è quella del leone, del ciclo cosmico. Come al Natale, e quindi alla morte del dio della luce e del sole, segue l'Epifania, cioè la rinascita del dio della luce e del sole in forma però di bambino, come qualcuno di voi avrà presente la conclusione del film di Kubrick, Odissea nello spazio, con la rinascita del bambino cosmico in mezzo appunto a questi abissi cosmici. Allo stesso modo si pensava appunto in questi circoli iniziatici, misterici, di cui appunto gli iniziati non potevano parlare nei testi aperti al pubblico, che alla fine del ciclo cosmico appunto questa scintilla originaria primordiale sarebbe rinata alla fine di quello che era considerato il solstizio invernale del leone, cioè dell'anno cosmico, questo anno di 26.000 anni che appunto è quello della precessione degli equinozi, cioè il sole che segue attraverso questi 26.000 anni, grosso modo un po' meno, il percorso dello zodiaco, delle 12 fasi dello zodiaco, poi ripreso nei misteri mitraici, e poi rinasce appunto quando ritorna alla posizione iniziale che aveva all'inizio del ciclo cosmico. Quindi una tradizione, una dottrina molto antica, come quella induista, che quella anche iranica, secondo la quale al termine dell'età del ferro sarebbe poi ricominciata l'età dell'oro, e quindi tutte le anime sarebbero state risucchiate in questa sorta di fonte originaria, e alla disintegrazione, alla conflagrazione, all'ekpyrosis, la chiamavano gli stoici, sarebbe poi seguita una rinascita della luce nella sua forma più pura, in questo mondo rinato, questa Gerusalemme celeste poi che noi troviamo anche nell'Apocalisse di Giovanni. Vi ringrazio dell'attenzione, se avete qualche domanda. Allora, io Marco, ho due domande. Allora, vorrei sapere innanzitutto se tutte queste varie tradizioni, cioè diciamo comparando tutte queste varie tradizioni, hai trovato quelle che secondo te sono delle verità di base o condivise, quantomeno. E poi ti vorrei chiedere, a livello tuo personale, quale fra le varie tradizioni iniziatiche, esoteriche, insomma, ritieni in qualche maniera più interessante o che insomma ti è rimasta particolarmente nel cuore? Allora, verità di base, secondo me bisogna capire un po' l'ottica del sacro delle popolazioni pre-cristiane e che vennero prima del monoteismo, nel senso che in ottica monoteista, in ottica cristiana, quello che noi chiamiamo verità, bene assoluto, eccetera, non esisteva per quelle culture. Esisteva sempre questo scontro tra forze dicotomiche, che però in qualche modo, scontrandosi, andavano a creare la realtà per come la conosciamo. Quindi non era tanto uno schierarsi da una parte o dall'altra, quanto piuttosto capire il funzionamento di queste dicotomie. Tant'è vero che Apollo, già da Giorgio Colli, venne definito come il dio che permette di capire veramente la coincidenza oppositorum. Non è tanto un prendere una parte piuttosto che l'altra, quanto piuttosto ci sono una serie ovviamente di massime delfiche
conosci te stesso, nulla di troppo, che appunto vennero rivelate da Apollo e i vari mistici. Però analizzando queste massime si viene a capire che appunto il quadro è molto complesso, il quadro della religiosità indoeuropea, greca come induista. Non è tanto un dire questo è bene, questo è male, quindi capire quello che è bene, fare solo, seguire solo quella via. Spesso si divide tra via della mano destra, via della mano sinistra. Autori tradizionalisti del Novecento hanno demonizzato la via della mano sinistra, prediletto quella della mano destra. Invece al tempo, per esempio, Apollo aveva dei lati molto scuri anche. Anche l'oracolo di Delfi aveva una grossa rilevanza, anche Tonia, quindi misteri sotterranei, misteri che hanno a che fare anche con la morte, con la dissoluzione, con la disgregazione. Per quanto riguarda la tua seconda domanda, io penso che la tradizione da cui possiamo capire meglio di queste questioni sia quella greca, semplicemente perché ci sono arrivati molte più opere rispetto a quella celtica, quella nordica. Sicuramente nella tradizione induista ci sono arrivate tantissime opere che noi non abbiamo mai tradotto, non conosciamo in Occidente. Probabilmente anche lì, come mi viene in mente il Kalki Purana, il Vishnu Purana, lì ci sono molti punti di collegamento con determinati testi, come anche la quarta egora di Virgilio, quindi una descrizione dell'umanità che attraverso i cicli cosmici diventa sempre più abietta, si separa sempre più dal principio di luce. Però ecco, io credo che veramente vadano uniti i punti, vadano uniti i tasselli delle varie tradizioni, non tanto che ne vada scelta una in maniera fideistica, e nemmeno secondo me le figure divine andrebbero seguite in maniera fideistica. Le figure divine fanno, come posso spiegare, svelano comunque, danno un... cercano appunto, secondo questi oracoli antichi, di svelare determinate particolarità del culto, del funzionamento del cosmo, ma non c'è un'idea come quella monoteista in cui bisogna affidarsi fideisticamente a una determinata divinità piuttosto che un'altra. Quindi ecco, io eviterei di scegliere una sola tradizione, semplicemente ti dico, per me quella greca, ellenica, è quella che a noi può venire più utile, perché la conosciamo meglio, semplicemente perché ci sono arrivati più testi. E in questi termini direi che anche, cioè, in questi termini che sei venuto a spiegare, è bene anche ampliare, sulla base di questi termini, è bene anche ampliare questo genere di studi ad altri ambiti, come quelli della letteratura fantastica. Certamente, per esempio, sì. Quindi anche all'interno di fuori, a certe dottrine, a certe, no? Testi sacri o come vogliamo chiamarli, ma attingere da ogni dove. Certamente. Per fare un esempio, nella letteratura fantastica, nella letteratura lovecraftiana di Howard Philip Lovecraft, troviamo questa dottrina del ciclo precessionale di 26.000 anni, nella dottrina appunto dei grandi antichi, del risveglio di Cthulhu, questa entità demoniaca, se vogliamo, però in qualche modo vista come divina, quando l'uomo ancora non esisteva, che attende che le stelle ritornino al proprio posto, cioè alla configurazione siderale cosmico originaria, per ritornare in vita, per risvegliarsi. È una dottrina che riprende dalla dottrina, anche questa qui, dalla dottrina romana greca di Saturno. Saturno, Cronos, dio dell'età dell'oro, era detto riposare o dormire in coma, in questo stato di vita nella morte, sull'isola di Ogigia, oppure nel Tartaro, questa dimensione abissale, in cui appunto avrebbe aspettato il riproporsi del quadro cosmico come nel cielo dell'età dell'oro, per risvegliarsi e ritornare in potere del proprio dominio, ecco. E non solo nella tradizione greca, anche in altre tradizioni, per esempio quella celtica, sono i Tuatha De Danann, che alla fine della loro epoca vengono rinchiusi in una dimensione sotterranea, che poi è quella del mondo delle fate, che è appunto sottoterra. Ma anche in altre tradizioni, come quella babilonese, si parla dell'apsu, cioè dell'abisso, che è uguale appunto al Tartaro dei greci, in cui vengono rinchiusi gli dei della prima età.
esattamente come i titani nella tradizione greca. I titani ovviamente erano sottoposti del dio Saturno, ecco, ma non solo, persino Apollo, in un mito che viene riportato da Alain Danielou nel libro Apollo con il coltello in mano, viene detto appunto essere esiliato sulla terra per il tempo di un ciclo cosmico a badare al gregge umano prima di essere riammesso nell'Olimpo. Quindi c'è sempre questa idea del dio che o è in esilio o è in coma o è in uno stato dormiente attendendo il suo ritorno. Persino Re Artù, addirittura dopo la battaglia conclusiva, viene portato dalle fate, fata Morgana, fata Viviana, sull'isola di Avalon, appunto, che ritorna, e viene posto in questo stato di vita nella morte in attesa di risvegliarsi quando la sovranità divina, insomma, potrà avere di nuovo la sua insomma il suo ruolo nel nostro mondo, sull'anima umana, ecco. Quindi i topoi sono sempre gli stessi nelle varie tradizioni. Bisogna un attimo mettere ordine e andare anche un po' al di là dei nomi dei vari dei, delle varie tradizioni, andare un po' oltre alle mutazioni culturali che sono avvenute attraverso le epoche. Sono comunque argomenti, noi parliamo di mistica in questo caso, quindi è difficile tradurre in parole concetti così, a noi possono sembrare fumosi, ecco, che vanno al di là di una religiosità semplicemente moralistica o no, fondata su un'idea di bene e male legato all'aspetto umano, troppo umano, ecco. Bisogna andare oltre e capire che in tutte queste dottrine l'essere umano viene considerato come una scintilla di luce intrappolata in un guscio che innanzitutto è materico, il soma, il corpo. Il soma è sema, dice Platone, il corpo è una prigione, ma anche l'anima. In realtà le dottrine antiche vogliono che una volta deceduto l'uomo poi debba passare attraverso una serie di cieli planetari, i famosi sette cieli che troviamo anche nella dottrina sciamanica, per potersi liberare di tutti quei residui animici che appunto hanno a che fare con i sette pianeti. Quindi i residui di Venere sono quelli che hanno a che fare con le passioni amorose, eccetera. Quelli di Marte sono quelli che hanno a che fare con le passioni, non so, dell'ira, della rabbia, eccetera. Quindi c'è innanzitutto una prigione fisica, una prigione animica, e da questa immagine che gli antichi greci poi riassunsero divinamente, questa immagine della psiche, cioè della farfalla che da crisalide poi si distacca da questo bozzolo, da questa forma imperfetta, e spicca il volo per ricongiungersi appunto alla sua dimensione luminosa, aerea, no? Eterea. Io penso che sia questo il modo in cui visualizzare questa idea, di questa dottrina, ecco. Sì. Poi questa io eviterei sempre di ricondurre tutto questi discorsi a qualcosa di antico, di perduto, di morto, perché poi diventa, no? Assume questo aspetto così quasi necrofilo, che certo, non, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, questo libro, L'angelo l'ha visto, è qui adesso e brulica, cioè, no? C'è questa roba qua, non è che lui è un scavatore. No, ci mancherebbe. Certo che c'è l'aspetto archeologico che è fondante, ma l'archeologia si fa anche sull'istante, cioè, sono d'accordissimo. Questa roba qua è importantissima. E lo stesso modo di procedere, che appunto adesso stiamo cercando un po' di spiegare, è rispecchiato perfettamente da un altro oggetto preziosissimo, a mio parere interessantissimo, che Katappa ha il piacere di ospitare da un po' di tempo a questa parte, e lo avrà anche in futuro, Axis Mundi, la rivista. Brevemente... Sì, faccio due parole. Allora, la rivista che mi sa che hai messo lì... Sì. Questo è il primo albo che è uscito l'anno scorso. Axis Mundi, come forse qualcuno di voi saprà, è una rivista online che esiste da 7 anni, dal 2016, e dall'anno scorso, appunto, con la fondazione della casa editrice, di cui questo è il primo paper che ho pubblicato, ho iniziato a pubblicare appunto un albo annuale di questo tipo, quindi a colori, con la carta patinata e la copertina rigida, in cui cerco di mettere insieme vari articoli sia pubblicati sul sito ma anche inediti di altri autori, oltre
oltre ai miei articoli praticamente. Questo primo album è dedicato, come giustamente dicevi tu, anzi notavi tu, è giusto mettere insieme anche a mio parere un ambito religioso più studio di tradizioni storiche alla letteratura fantastica, perché io sono fermamente convinto che da autori come per esempio William Butler Yeats o anche lo stesso Lovecraft, Arthur Machen, Gustav Meyrink, sono tutti degli autori che nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, hanno ripreso dei temi iniziatici che anticamente erano appunto propri dei mistici, degli iniziati, e recentemente probabilmente anche per via della trasformazione della nostra cultura, della nostra civiltà in senso prettamente razionalista, scientista e tutto, sono andati poi a informare la letteratura più che altro. Quindi questo primo album ho provato a mettere insieme sia autori letterari ma anche film, per esempio, che trattano questi temi, per esempio Picnic a Hanging Rock, per esempio The Wicker Man, Midsommar, oppure autori come appunto Arthur Machen, Montague Rod James e autori del genere. E invece il secondo album, che uscirà a ottobre di quest'anno, sarà dedicato a un tema più simile a questo libro, che è quello delle feste di fine anno e della conclusione del ciclo cosmico. Quindi anche qui, come ho cercato anche di accennare già adesso, c'è un contatto, diciamo così, tra le feste annuali dei popoli pagani antichi e questa visione del ciclo cosmico diviso in determinate tappe e quindi della storia dell'umanità proprio diviso in varie tappe. E in questo album, che uscirà appunto ad ottobre, raduno articoli di autori ben più famosi e ben più degni di fiducia di me, come per esempio il professor Nuccio Danna, Antonio Bonifacio, Emanuela Chiavarelli, Luigi Pellini, insomma autori che masticano le dottrine del sacro da 30-40 anni anche in ambito accademico, universitario, e che ecco sicuramente possono dare un'immagine di questo concetto dottrinale che io ho provato a riassumere in questo libro anche molto meglio di me probabilmente. Sì, io avevo fatto un ragionamento, Marco. Prego. Mentre parlavi, allora, se ho capito bene, giusto, Apollo è più o meno la fine, il Salvatore è quello che poi riacchiude tutto, giusto? Se c'è una fine ci deve essere un inizio. Ok, poi hai raccontato dell'albero, delle mele e del drago. Il drago mamma di Apollo, ma il drago, pensavo, potrebbe essere un serpente. Allora, il drago e il serpente sono due figure che spesso si confondono. No, pensando ai giardini dell'Ego. Certo, sì, chiaramente, sì, l'immagine del serpente sull'albero, che noi già troviamo nel mito greco del giardino delle Esperidi, cioè il drago ladone su questo albero delle mele d'oro, ma lo troviamo per esempio anche nella tradizione di Delfi, cioè dell'oracolo Apollinio. C'è una connessione. Sì, certamente, in cui c'è l'albero di Alloro, che è l'albero sacro dell'Apollo, con questo serpente apollineo che in seguito all'uccisione del serpente primordiale legato al culto della dea della terra, quindi la dea Gea, che Carori che regni distingue tra un serpente femminile e un serpente maschile, che appunto sostituisce quello femminile quando Apollo guadagna il dominio dell'oracolo, ecco. E l'elemento che li distingue è quello: se il serpente femminile, che era Delfin, da cui deriva il nome di Delfi, cioè il grembo, ha questa immagine di abisso, di elemento orizzontale, anzi sotterraneo, il serpente apollineo, che è Pitone, invece, spesso poi confuso, perché spesso si dice che Apollo sconfigge Pitone anziché Delfin, il pitone apollineo sta a una posizione verticale su questo albero di alloro apollineo e quindi verso l'alto. È la stessa immagine appunto di questo albero arrotolato, questo serpente drago arrotolato su questo albero cosmico, quindi un'immagine legata sia alla costellazione del drago, ma anche comunque nel libro io sottolineo questa cosa, che nell'antica Grecia uno dei concetti che ha a che fare con questo drago cosmico è quello di Aion. Aion significa tempo infinito o eternità, e veniva visto come un serpente che si mordeva la coda, il famoso Uroboros, o anche come un serpente che, arrotolandosi su se stesso, è come se ogni spira del serpente fosse un'era cosmica che appunto andava verso
la conflagrazione finale, fino al momento in cui appunto il cosmo, ripartendo da capo, questo serpente sarebbe ritornato poi, e poi noi troviamo tutta una serie di miti, non solo in ambito greco, ma anche in ambito babilonese, il serpente Aphosis nell'antico Egitto, insomma, ci sono una serie di serpenti che sono spesso connesse a questo albero cosmico, e anche come giustamente nella tradizione vetero-testamentale, anche in qualche modo al peccato, cioè all'allontanamento dalla forma primordiale dell'uomo.